Migliori risultati, pur con un po' di vento contro, sono stati Martina Amidei 23,93, meno 0,7, addirittura un meno 1,4 per il comunque non eccezionale 24,05 di Irene Sirac, estremamente promettente. Poi anche Maria Benedicta Cicbolu in finale con 24,46. Michela D'Angelo e Valentina Natalucci che era fuori, ma grazie dal suo punto di vista alla squalifica di Giulia Arcioni, che aveva vinto la terza e ultima serie con un tempo di 24-25, Diego Marani, e si comincia con Faustino De Salu e Seosa, detto Faustino De Salu, ragazzo nato a Casalmaggiore, Cremona, di origine nigeriana, la famiglia, bel talento fin da giovane. Qui c'è il mantovano Diego Marani, siamo sempre da quelle parti, le parti del fiume più lungo d'Italia. Prima di essere fiamme, oh, tutto fiamme gialle, un campionato societario quasi. Matteo Galvan ieri un ottimo 45-58 che fa vedere ottimi spiragli per i campionati d'Europa per il Vicentino, cresciuto in Atletica Vicentina. E qui c'è Enrico De Monte, il Ligure, che l'anno scorso è tornato, sembrava un po' perso per strada, è tornato a buon livello. Qui c'è il torinese dell'Aeronautica, Davide Manenti, gran curvista, finale anche Giacomo Tortu, più grande dei due fratelli, era solito presentarsi con una capigliatura quasi a fungo atomico. E qui c'è corsia 7 Inotto De Salu, non ha punti di riferimento validi, il più giovane dei tre finanzieri all'interno, bene De Monte, De Monte Manenti. E poi qui Marani e Galvan, Marani scappa via, va a vincere il titolo lui, è lui campione d'Italia, 20-46, favoloso, 20-46, il miglior Marani di sempre, adesso aspettiamo il vento, impressione che non ce ne sia proprio, più 0-3, proprio appena, il sorriso appena bozzato di questo ragazzo misurato nei modi, bravo. Fin qui tutto bene, ma in gara Faustino De Salu, un po' strano, ma probabilmente anche l'idea che ci fosse quella corsia vuota non gli ha dato il senso, arriva terzo, alla fine riesce a bruciare forse Enrico De Monte, quell'ottava corsia non è stata sicuramente gradita. Oh, c'è già tutto, Galvan 20,71, De Salu è andato a bruciare De Monte, Manenti rimane sopra i 21, poi Mensah e Tortu, 20,47 si va nei primi 10 di sempre con il decimo risultato.